Ieri è arrivata la notizia che ad Aleppo le truppe siriane hanno catturato in un bunker sotterraneo almeno 15 agenti militari dell'Occidente. I would like finally to share with you this information. The Syrian competent authorities have gathered information saying that many foreign officers, intelligence and military officers, who are in the eastern part of Aleppo with the terrorist groups. Noi abbiamo aiutato il terrorismo. Sulla base di quale criterio l'Europa democratica si erge alla difesa della democrazia quando noi abbiamo pagato, finanziato, aiutato, organizzato militarmente i terroristi di Aleppo? Are trying to exit their strongholds in the eastern part of Aleppo. I will say before you their names and their nationalities. Questo è il quadro, se non vogliamo ingannarci, autoingannarci. Ci sono i nomi, i cognomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, quelli non ancora, ma li avremo presto. C'erano americani, inglesi, francesi, turchi, là dentro, più molti arabo-sauditi. Notizie ormai su tutti i network del mondo, ma non ne parla neanche uno dei giornali del mainstream. Silenzio totale. Stamattina ho comprato i giornali e li ho sfogliati tutti. Non un solo giornale repubblica questa notizia. Mu'taz Oglakan Uglu, Turkish. David Scott Winner, American. David Shlomo Aram, Israeli. Muhammad Sheikh al-Islam al-Tamimi, Qatari. Muhammad Ahmed al-Sabyan, Saudi. Abdul Mun'im Fahd al-Hrej, Saudi. Ahmed bin Nofal al-Dreij, Saudi. محمد حسن السبيعي سعودي قاسم سعد الشمري سعودي أيمن قاسم الثعالبي سعودي أمجد قاسم الطيراوي جوردانيا محمد الشافعي الإدريسي مروكان. These Syrian moderate opposition individuals who have foreign citizenship and nationalities are trying to escape from the eastern part of Aleppo with the terrorist. And this is why you saw this hysterical move in the council for the last 3 days. Because the main purpose is how to rescue these terrorist foreigners, intelligence officers, from the same countries who pushed for the adoption of the resolution out of Aleppo. Di quelli su cui tutti i giornali occidentali stridano, oh, i civili che muoiono, quelli, noi abbiamo mandato i nostri consiglieri per sparare sulla gente. Questo è l'Europa di oggi. Quindi, torno a dire, il problema è quello di fare i calcoli ragionevolmente sulla base delle forze che ci sono in campo e soprattutto di non pensare che noi siamo in grado di decidere questa battaglia. Noi non siamo in grado di decidere perché abbiamo dei governanti che fanno pena. Questa è la verità, perché la prima cosa che dovrebbero dire i nostri governanti è fuori dalla NATO. Noi vogliamo stare fuori da questa schifezza generale, fuori dalla NATO. L'Italia neutrale sarebbe una grande decisione politica straordinaria, non lo dicono e non lo diciamo, quindi noi facciamo parte di questa schifezza, tutti ne siamo più o meno corresponsabili. È inutile che non ci facciamo delle illusioni, se abbiamo questi governanti è anche perché complessivamente abbiamo lasciato fare. Se non l'avessimo lasciato fare, dopo alla luce di questa notizia, uno andrebbe a dire al governo italiano: ma voi ti permetti? Noi abbiamo mandato, se non sbaglio, 150 uomini in Estonia a pattugliare le frontiere della Russia e poi ai nostri alleati nella NATO hanno i consiglieri militari che aiutano i terroristi ad Aleppo e non solo ad Aleppo. L'ISIS l'abbiamo costruita noi,
Là dentro quel bunker c'erano 8 agenti dell'Arabia Saudita, 8 consiglieri militari dell'Arabia Saudita, ma sono tutti agenti dell'Arabia Saudita, agenti dei servizi segreti sauditi, e gli agenti dei servizi segreti sauditi sono alle dirette dipendenze della CIA, il nostro principale alleato. Che vogliamo fare? Siamo noi, siamo proprio noi che con il nostro silenzio rendiamo tutto questo, come dire, accettabile. Quindi questo è il quadro. Io dico semplicemente che dobbiamo attenerci al quadro e naturalmente non credere neanche una virgola di quello che ci dicono i media, i quali non diranno niente. Voglio vedere se Formigli stasera o la prossima puntata tirerà fuori. Vediamo un po' di analizzare chi erano questi che abbiamo beccato, che hanno beccato i siriani in un bunker di Aleppo. Vediamo un po' chi sono, facciamo le loro biografie, sarebbe interessante, no? Vedere la loro storia, da dove vengono, cosa fanno, ma nessuno lo farà. Silenzio, prova ulteriore che l'Occidente non ha nessun diritto di elevare strida di indignazione, quello che fanno tutti i giorni.